I cittadini di Boscoreale come partigiani combattono contro il nemico della Campania, la spazzatura. Vincenzo Martire, presidente dell'associazione Stella Cometa, invoca Bassolino di portare via l'immondizia che invade le strade della città. Ho immaginato questa canzone pensando che è come se fossimo veramente in guerra adesso. La guerra è contro la spazzatura. Ora ogni cosa, ogni atto nostro, ogni gesto, ogni pensiero può essere di aiuto a risolvere questo problema. Dossier fotografici ed esposti in procura. L'associazione lotta costantemente per cercare di dar voce ai disagi dei cittadini che vivono sommersi dai sacchetti. E queste sono le foto che sono andate al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a 50 metri dal municipio. Il municipio si trova più avanti, qua stiamo. Questo è stato tolto ieri mattina, non so, è venuto l'esercito, comunque qualcosa è stato tolto. Questo è via San Felice, è stato tolto. Qui ci sono delle abitazioni. Da questi comuni cosa mi aspetterei? Mi aspetterei scarafaggi, topi, insetti. Persone hanno scritto su un blog che avevano degli insetti così fastidiosi nel cibo, entravano dappertutto, hanno disinfestato la zona loro. E così Bella Ciao diventa l'inno contro il moderno invasore. Questa mattina mi sono svegliato, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasione. Oh Bassolino, portala via, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Oh Bassolino, portala via, che mi sento di svenire. E se io muoio da cittadino, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. E se io muoio da cittadino, tu mi devi seppellire. Seppellirai laggiù sul lago di Percolato. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao.